Ed ora diamo la linea a Parliamone Social Version. Il nostro ospite di giornata, Parliamone Social Version. Intanto un saluto da Paolo Sinibaldi. Lo vedete in video collegamento, in videochiamata. Ettore Manildo, ciao Ettore. Ciao, grazie per aver accettato il nostro invito. Ettore Manildo, osteopata, kinesiologo, esperto di medicina naturale. Gira l'Italia da tanti anni al servizio di persone che ne vogliono sapere di più. Noi oggi però lo vogliamo dire in maniera chiara, inequivocabile, parleremo anche di coronavirus, ma non parleremo certo della soluzione al coronavirus perché la soluzione oggi non esiste, non saremo noi a darla, parleremo di altri aspetti che sono legati a questo isolamento forzato, giusto Ettore? Giustissimo Paolo. Allora, cominciamo, Ettore. Siamo tutti quanti in isolamento forzato. Ormai sono passati tanti, tanti giorni. Siamo spaventati, tutti, tutti quanti noi siamo spaventati, spesso terrorizzati da quello che ci dicono, da quello che vediamo. Come affrontare, secondo il tuo punto di vista, la paura senza farci assalire? Hai detto benissimo Paolo, perché in questo periodo purtroppo difficile, drammatico. Molte persone si fanno sopraffare dalla paura e la paura, il sentimento della paura ha questo demerito di andare a sovraccaricare le nostre surrenali, che sono delle ghiandole situate sopra i reni. Queste surrenali si occupano di produrre tutta una serie di ormoni, tra cui la dopamina, noradrenalina e soprattutto la serotonina, definiti gli ormoni del buon umore. Quindi dal punto di vista energetico la paura può creare un sovraccarico di queste ghiandole, di questi organi, che alla lunga, soprattutto se la preoccupazione persiste per tanto tempo, possono innescare un meccanismo che va a sfociare poi nell'ansia oppure nell'agitazione, quindi respiro corto, respiro affannoso e diciamo tutta una serie di problematiche che possono, diciamo, andare ad incidere negativamente laddove in questo periodo invece più che della paura si avrebbe bisogno del coraggio, quindi non bisogna cercare di farsi sopraffare. Ci sono tutta una serie di meccanismi o tecniche che noi possiamo adottare basate fondamentalmente sulla respirazione, quindi al di là di quello che può essere utile il classico esercizio fisico all'interno delle mura domestiche, noi dobbiamo cercare di mettere in atto una serie, per quello che ci è possibile, di tecniche che coinvolgono la respirazione, soprattutto la respirazione diaframmatica, quindi io parlerei di meditazione, yoga, tai chi, qigong, cinque esercizi tibetani e comunque tutte quelle tecniche che vanno a coinvolgere il diaframma e quindi vanno ad innescare a livello del sistema nervoso centrale quella parte che viene definita parasimpatica, cioè che si occupa del rallentamento del respiro, del rallentamento del battito cardiaco e quindi ci inducono al rilassamento, ad essere più tranquilli. Quindi se noi riusciamo a fare quotidianamente nel tempo che abbiamo a disposizione, visto che è una situazione insolita, andiamo a fare queste tecniche, sicuramente ci possono essere di aiuto. Senti Ecco, questo è quello Ettore, che penso io. la respirazione è fondamentale, bisogna saperla fare. La respirazione deve essere profonda, quindi devi andare a coinvolgere il diaframma. E quindi piano piano, anche se noi ci mettessimo sdraiati a terra e respiriamo profondamente, sicuramente l'ansia o l'agitazione un po' calerebbe. Altro Questo è quello che aspetto penso io. che non è da sottovalutare, soprattutto perché siamo reclusi in casa e poi ci sono tanti meccanismi molto delicati in questo periodo, l'alimentazione. Allora, infatti proprio in questi periodi la maggior parte di noi sfoga sul cibo queste ansie e queste paure, no? Quindi laddove invece dovremmo cogliere l'occasione per mangiare un pochettino meglio, e più delle volte si commettono degli errori. Quindi in una situazione del genere, approfittandone della possibilità del tempo che abbiamo a disposizione, io sicuramente cercherei di mangiare innanzitutto cibi freschi come frutta e verdura che hanno un potere nutrizionale 300 volte rispetto ad un alimento conservato.
Poi ridurrei, almeno in questo periodo, le farine raffinate, quindi farina zero e W0, latte e derivati, e tutti quei cibi acidi come il pomodoro, la carne rossa, insomma tutte quelle sostanze che in effetti poi vanno ad alterare la nostra flora batterica. Perché noi dobbiamo sapere che abbiamo un esercito nel nostro intestino, grande come un campo di calcio, che è deputato proprio a combattere batteri, virus. E quindi in una situazione del genere, se abbiamo l'intestino, quindi il nostro sistema immunitario forte, noi sicuramente potremmo affrontare eventualmente, in caso ci fosse un contagio, affrontare meglio questa situazione, questo problema, ok? Quindi avere l'intestino, quindi la nostra flora batterica in ordine, ci può dare una mano qualora ci trovassimo in difficoltà. Ecco, l'alimentazione quindi è fondamentale secondo me. Ettore, poi bisogna anche reggere dal punto di vista psicologico e come impiegare il tempo in questo senso diventa fondamentale anche in prospettiva. Invece il mio suggerimento è quello di ascoltarsi un po' di più, di essere più introspettivi, di ascoltare il corpo, di lasciarsi degli spazi piuttosto lunghi dove noi possiamo essere in silenzio e ascoltare quello che il nostro corpo ci dice, perché in queste situazioni che paradossalmente ci sembrano disastrose, noi potremmo trarne dei vantaggi, per esempio, nel pensare nuove strategie per affrontare poi il lavoro quando riprenderà la vita che ci sarà dopo. E quando noi siamo in silenzio, meditiamo e siamo da soli con noi stessi, sicuramente il nostro cervello ci tira fuori qualche idea, qualche pensiero che ci può illuminare e dare una prospettiva nuova del lavoro. Ma soprattutto sono convinto che se noi ogni tanto stiamo in silenzio, approfittiamo di questo momento che ci è capitato e approfittiamo di questo momento, noi possiamo sicuramente anche, come posso dire, curare la nostra anima. E io spero che dopo tutta questa situazione ognuno di noi abbia un'anima un po' più umana, ok? Lo spero vivamente, insomma. Quindi il mio consiglio è di approfittare, di ascoltarsi un po' di più e di non pensare troppo al negativo, ma bisogna essere propositivi, quindi bisogna cercare di essere fiduciosi e aspettare che la situazione volga al meglio. Ecco Paolo. Allora, proprio in chiusura abbiamo tempi molto social e quindi stretti. Sei più fiducioso o sei più preoccupato? Ma proprio flash. Io di natura sono un ottimista, io sono molto fiducioso, io penso che se tutti ci impegniamo a rispettare le regole e tutti ci impegniamo a mantenere le distanze, con il tempo, piano piano, piano così come ci dicono gli esperti, i virologi, sicuramente molto probabilmente la nostra vita riprenderà, non dico come prima, ma piano piano arriveremo, insomma, in un modo migliore ad essere quello che eravamo prima. Grazie Ettore Manildo, seguite Ettore Manildo anche sui social. Tu hai un gruppo molto interessante? Insomma, di tutte queste cose che possono aiutare, insomma, ad avere un buon benessere, a migliorare la qualità della vita. Ecco. Che si chiama Gruppo delle Anime Umane, giusto? Bellissimo il nome. Ma è un gruppo dove raccolgo le persone tra virgolette che mi vogliono bene, insomma, e che credono in quello che faccio, insomma, che in sostanza è quella di aiutare nel mio piccolo, per quello che posso, le persone a dare un pochettino meglio. Ecco. Grazie per il tuo prezioso contributo, Ettore Manildo. Alle prossime! Grazie a te Paolo. Un abbraccio a tutti i miei amici. Ciao Paolo, grazie. Coraggio. E adesso con la splendida Giulietta di Nuova Serie Cauto, Turri Valignani Pescara, ce ne andiamo a rassegna stampa, momento social e l'aforisma. Grazie del contributo Ettore Manildo, osteopata, kinesiologo, esperto di medicina naturale, tra i più importanti professionisti in Italia in questi settori. Grazie, grazie davvero per il contributo. Andiamo avanti, il momento della rassegna stampa, una rassegna stampa
che noi non possiamo fare quotidiana per la tipologia di rubrica, parliamo nei social version, ma andiamo a mirare determinati argomenti. Oggi ci concentriamo su chi lavora in ambito coronavirus in prima linea. Sì, ci sono i dottori, gli infermieri, gli addetti ai lavori ospedalieri che sono davvero degli eroi, ma ci sono anche i giornalisti che cercano di raccontare nella maniera più idonea, più attiva possibile quello che accade. Noi non siamo d'accordo su un certo tipo di giornalismo che vada verso lo sciacallaggio e il terrorismo mediatico, ma ci piace raccontare anche delle storie che a volte sono belle, a volte sono brutte. In questo caso la storia di un operatore di ripresa che ha perso la vita per raccontare anche lui le vicende del coronavirus, risultato positivo, poi non ce l'ha fatta. Ha lavorato come tanti professionisti del settore per pochi spiccioli. Si può morire anche così. È giusto che certe vicende vengano messe all'attenzione del grande pubblico. Sorridiamo un po', sempre nei limiti del possibile e sempre senza voler urtare la suscettibilità di qualcuno in un periodo così difficile. Noi ci siamo introdotti spesso nelle case dei nostri amici, che sono diventati anche i vostri amici. Il momento social a casa di... E allora oggi noi andiamo a casa di due calciatori, uno di calcio a 5 e uno di calcio, sono ex calciatori, che fanno mirabiglie. Alfredo Marcovecchio ha giocato a livelli molto alti di calcio a 5, con il rotolo di carta igienica fa davvero quello che vuole. Pare che abbiano contato, non li ho contati io, 43 palleggi con il rotolo di carta igienica, e chissà se questo record verrà mai battuto, almeno dai nostri. Dovremmo richiamare Maradona. L'altro è Gianluca Colonnello, ex calciatore del Pescara Calcio, di tante altre squadre anche di Serie A, che oggi è allenatore e milita come vice allenatore in Grecia con l'AEK di Atene, una delle squadre più gloriose della Grecia e dell'Europa. Ci manda un saluto. Questo è il momento social. Open up, open up, open, open. Cold as ice and Coca-Cola. Salve a tutti, un saluto dalla Grecia e vi esorto a restare a casa e rispettare le regole, perché un piccolo sacrificio adesso aiuterà un po' tutti in futuro. Come tutti voi, io sono qua relegato a casa e cerco di sfruttare il mio tempo studiando, aggiornando le mie conoscenze e cercando di stare in contatto con i calciatori, con lo staff e con i miei cari. Quindi un augurio a tutti da parte mia che questo momento così negativo finisca il più presto e un saluto al mio Abruzzo, alla mia Pescara, alla mia Italia. Ciao. La parte finale di Parliamone Social Version casalinga, ma speriamo anche fatta bene, soprattutto in miglioramento puntata dopo puntata, perché anche noi dobbiamo entrare in certi meccanismi social fatti in casa, cosa che non eravamo abituati a fare prima e quindi adesso ci stiamo reinventando visto il periodo. La chiusura è con l'aforisma che ogni settimana, ogni puntata ci viene letto da una donna diversa, che scopriamo anche sotto forme diverse, e in questo caso l'aforisma è di Francesca Priore. Subito dopo l'aforisma,
Vi lanciamo tutti i nostri contatti social che sono Facebook, sono Instagram, sono YouTube e quindi se avete contributi da inviarci, idee, proposte, fatecele pure perché le prendiamo senz'altro in considerazione. E poi andiamo alla chiusura anche con il ringraziamento ai partner, quelli che ci hanno creduto e ci credono ancora e che in un periodo di difficoltà invece di fuggire cercano di stringersi uniti in un abbraccio, supporto virtuale. Chiusura con l'aforisma della Priore. Ciao a tutti. Non abbiate paura del dolore. O finirà, o vi finirà. Lucio Seneca.